Ciao bimbe, io sono Barbara Dominici e benvenuti e bentornati nel nuovo video Ask Non Slime. Prima di incominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi nessun video. Incominciamo! Non sono sola, ma siamo in compagnia di due cani qua dietro che ovviamente, come accendo la telecamera, montano. Questa sarà la parte 2 delle vostre domande e incomincerei subito perché oggi vorrei togliermene un po', visto che sono ancora tantissime. La prima domanda è di Beatrice, intanto ciao Beatrice, e lei mi chiede: cosa hai studiato e sei laureata? E in cosa? Io sono diplomata in chimica e biologia, dovrei essere un tecnico di laboratorio, ovviamente non faccio quel lavoro, e non sono laureata, ma col senno di poi penso che sarebbe stato meglio se avessi intrapreso la carriera universitaria. Se potessi tornare indietro però ora farei medicina. Seconda domanda è di Sofia. Ciao Sofia. Sofia mi chiede: ti piace più pizza o patatine? Pizza. Proprio senza dubbio. La seconda è: potresti fare un video col tuo fidanzato? Io lo farei, tesori miei, il video col mio fidanzato, ma il mio fidanzato non te lo vuole fare. Sto provando in tutte le maniere. Scrivete qui sotto nei commenti hashtag Luca fa il video con Barbara. Andiamo avanti con le domande, la prossima è di Giorgia. Ciao Giorgia. Lei mi domanda: pizza, sushi? Ovviamente sushi. Vado subito avanti con Cristina mi chiede: hai un cane o hai un gatto? Se sì, da quando? Sì, ho due cani, come state appena vedendo, credo, che stanno giocando. Lei ha 9 mesi e lui ne ha 7 e sono praticamente la gioia della mia vita. I miei canini. Lei è Nina, quella a pancia all'insù capottata, e lui è Kiko, il maschietto. Andiamo avanti con Cecilia, ciao Cecilia, Cecilia mi chiede: come ti è venuta la passione di fare gli slime? Facendo mercatini io parlo un sacco con le bimbe che vengono, diciamo, le mie clienti nel mio banco. Quando cominciano a chiederti più volte la stessa cosa, io solitamente voglio indagare e capire perché mi stanno sempre chiedendo questi slime, cosa sono. E da lì ho cominciato a cercarli, a guardare video e mi sono un pochino appassionata, e da lì è nata questa passione per gli slime, che praticamente poi è diventato un pseudo lavoro, perché ultimamente sto dedicando praticamente la mia vita solo a YouTube. Andiamo avanti. Prossima domanda è di Aurora. Ciao Aurora, e Aurora mi chiede: da quando hai aperto il canale hai sempre fatto video sugli slime o prima facevi qualcos'altro? Allora, ho aperto il canale tantissimi, e dico tantissimi anni fa, infatti se andate nelle informazioni del mio canale lo vedete, io caricavo le mie creazioni in Fimo e poi niente, sempre col mio lavoro le bimbe mi chiedevano di fare i tutorial di quello che facevo e lì ho cominciato e sinceramente io ho cominciato facendo un Oldie Tiger e poi ho cominciato a far vedere cosa facevo di Fimo. Dopo poi mi sono appassionata agli slime, ma ho fatto anche vlog, se spulciate il mio canale indietro vedrete anche i vlog. Infatti volevo annunciarvi che mi piacerebbe incominciare a fare dei vlog. Fatemi sapere se l'idea vi può piacere sempre qua nei commenti, perché alla fine io mi baso su quello che a voi piace e mi sono persa, fatemelo sapere. Comunque no, facevo altre tipologie di video, inizialmente. E poi andiamo avanti con Sara. Ciao Saretta mia. E Sara mi chiede: cibo preferito? Che marca di telefono hai? E quanti anni hai? Quanti anni ho? Parto dalla terza, ne ho 34 e l'ho già detto però nell'ask numero 1. Che telefono hai? Io ho Samsung e ho sempre avuto i Note e sono ora con il Note 8. Lo so che siamo andati avanti, ma è una bomba e io, cioè, per me i Note sono computer, c'è la pennina, perciò io ho tutte le copertine, dopo magari spiego come faccio le mie miniature delle copertine, le faccio tutte col cellulare. Il mio telefono mi permette di fare tantissimo perché è veramente un signor telefono. Io sono a favore di Samsung, sappiatelo. Andiamo avanti con Alessia. Ciao Alessia, Alessia mi chiede: preferisci che carina gli arcobaleni o i glitter? Possono rispondere perché mi piacciono tutte e due. Andiamo avanti e Virginia. Ciao Virginia, ciao cuore mio. Lei è praticamente la più fan, cioè ogni video viene commentato da Virginia anche su Instagram e io infatti vi lascio tutto qua se mi volete chiedere qualcosa vi rispondo ovviamente quando mi è possibile. E Virginia mi chiede: come ti è venuta la passione per gli slime e ho già detto qualcosa prima. Comunque la grande passione per gli slime viene da voi, perché siete voi che mi avete fatto venire la passione per gli slime e è per voi che io faccio i video, è per voi che la mattina mi alzo e guardo il telefono per vedere cosa mi avete scritto. Praticamente mi piacciono gli slime perché mi piacete voi.
Andiamo avanti. Ah, scusate, sempre Virginia mi chiede mare o montagna? Mare. Andiamo avanti con Jennifer. Ciao Jennifer. Jennifer mi chiede: cosa ne pensi di Deaudrina 17? Non voglio dire niente, mi astengo. Scusami Jennifer, ma è bene che non parli. Andiamo avanti con Lilia. Ciao Lilia, che bel nome. Lilia mi chiede: farai uno slime gigante? Io sono sempre del parere mai dire mai. Potrebbe succedere di tutto sul mio canale. Voi rimanete sempre connessi, perché io ne penso sempre una più del diavolo, sappiatelo. Vorrei fare tante di quelle cose, ho tante di quelle idee che voi non immaginate nemmeno dove il mio cervello possa arrivare. Vado avanti con Agatha. Ciao Agatha. Agatha mi chiede: da quanti anni hai aperto il canale? Ho già risposto: da tantissimo, però carico video da 2 anni. Nel 2018 ho caricato una ventina di video, dopodiché mi sono demoralizzata, come fanno praticamente tutti, ho smesso. E poi dopo il COVID mi sono riproposta di ricominciare, perché sapevo che sarei riuscita ad arrivare alla monetizzazione. Ci sono arrivata e adesso stiamo crescendo insieme, perché ho trovato voi, che siete veramente tanta tanta roba. Vi adoro tutte, vi lobo dalla prima all'ultima. Ah, e poi mi chiede, scusate, in che paese vivi? Io vivo in Italia e sono toscana, precisamente. Ci sto arrivando dentro con Google Maps, sono livornese. L'ultima domanda di oggi, perché siamo andati lunghi ovviamente come sempre, è di Sara. Ciao Sara. E Sara mi chiede: fai solo la youtuber o fai altri lavori? Allora, per ora ho un piccolo canale, perciò i guadagni sono roba da un caffè. Posso, con YouTube prendo un caffè al giorno, non vi dico altro. Fai altri lavori? Per ora con il COVID no. Comunque io direi che anche oggi il video può dirsi terminato, le domande non sono ancora finite, ci sarà sicuramente l'ask numero 2. Se volete continuare a farmi delle domande alla quale non ho ancora risposto, ovviamente riguardatevi anche l'ask dietro, perché spesso leggo che mi ponete le stesse domande, scrivetemelo qui nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, e anche a Nina che se la sta addormentando. Vi mando un grande bacio e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!